Bentornati a tutti a un nuovo appuntamento con le pillole di Indie Nation, il format del lato viola del ring in versione ridotta dedicato al mondo del wrestling indipendente. Con voi c'è il vostro Draco, che non solo ha riacquistato la sua voce a piena potenza dopo un weekend fatto di wrestling italiano molto tifato, molto caloroso, ma anche di wrestling internazionale. Ma appunto c'è con voi Draco, che oggi vi racconterà di un desiderio in particolare esternato da un performer della scena europea. Infatti il 26 giugno, a meno che non siete stati totalmente fuori dal mondo in quel giorno, nei precedenti, in quelli successivi, allora sapete bene che è andato in scena il primo evento congiunto fra All Elite Wrestling e New Japan Pro Wrestling, un evento che appunto io ho visto live anche in buona compagnia, dato che con me c'era Dario, un altro dei ragazzi appunto di Wrestling Unico Amore, che è salito apposta per gli eventi di wrestling italiano che c'erano in quel weekend, ma anche per Forbidden Door, e insieme abbiamo visto il debutto di Claudio Castagnoli nel mondo della All Elite Wrestling in un'occasione molto speciale per affrontare Zack Sabre Jr. E mentre comunque il match diciamo ormai era terminato sostanzialmente, Claudio aveva ottenuto la vittoria e stava lì nel ring a festeggiare, sono andato su Twitter per come dire scrivere qualcosina sul nostro profilo Twitter di Wrestling Unico Amore in merito a quell'incontro, e sulla mia home mi è comparso subito un tweet molto particolare e anche molto interessante, dato che Chris Ridgway, nel momento in cui Claudio è arrivato in AEW e ha iniziato ad affrontare Zack Sabre, ha twittato un particolare desiderio che gli piacerebbe realizzare, ovvero di essere riconosciuto un giorno come uno dei wrestler più tecnici del mondo e arrivare a vincere anche il Bryan Danielson Award, un premio del Wrestling Observer molto speciale dedicato al wrestler più tecnico dell'annata appena trascorsa di wrestling, e che comunque Zack Sabre Jr. ha vinto svariate volte, tanto che comunque sia lui ha sfidato Bryan Danielson per Forbidden Door proprio per dimostrare una volta per tutte chi fosse effettivamente il miglior wrestler tecnico di questa epoca. Beh, Chris Ridgway ha manifestato la sua volontà un giorno di arrivare a ottenere quel traguardo, di avere un certo riconoscimento da parte degli addetti ai lavori, magari comunque degli insider, quindi un punto di vista di award, ma anche da parte dei fan e delle federazioni. Un Chris Ridgway che comunque sia sotto i 30 anni, ma sta comunque lavorando tanto, ha lavorato tanto anche nonostante la pandemia, continuando le storie che erano avviate in progress e portando a compimento la trilogia avviata con Cara Noir. Dopo degli incontri davvero incredibili, i due si sono scontrati all'inizio di quest'anno in un capitolo definitivo, ma un Chris Ridgway che comunque ha messo alla prova di nuovo se stesso tornando in Giappone. Lui che comunque sia era già stato in Oriente è tornato a farsi vedere in Noah, dove comunque già in passato era entrato a far parte della fazione degli Stinger, e è tornato sempre per comunque rappresentare gli Stinger all'interno del ring, e insieme a Ogawa è arrivato a vincere i titoli Junior Heavyweight della Noah, battendo Yohei e il suo partner per quell'occasione, con cui appunto deteneva già le cinture, che se le sono viste da soffiare dagli Stinger che comunque sia in questa particolare circostanza avevano in Chris Ridgway sostanzialmente il perno dell'incontro, dato che comunque Ogawa è tutto tranne che un performer di primo pelo sostanzialmente. Io sono nato e Ogawa aveva già una carriera monumentale nel mondo della All Japan, quindi insomma non è esattamente un giovincello. Quindi la presenza di Ridgway comunque gli ha fatto molto bene, comunque una forza fresca negli Stinger che poi hanno fatto anche vari match multipli nel corso delle settimane successive a quella data del tour Dream On, e
è accaduto però un fatto particolare, ovvero due degli Stinger si sono un po' ribellati sostanzialmente ad Ogawa. Infatti Yoshioka e Suzumi hanno attaccato Ogawa e Rijui, arrivando poi anche a volerli sfidare per le cinture Junior Heavyweight. Rijui ha affrontato anche Yoshioka in un uno contro uno e il 22 di maggio insieme a Ogawa ha affrontato i due rivoltosi, diciamo, in un match con in palio le cinture di coppia, match che è finito in no contest, quindi sostanzialmente Ogawa e Rijui hanno mantenuto le cinture, con Rijui che poi si è congedato comunque sia momentaneamente ovviamente dalla Noah per tornare in Europa per degli appuntamenti comunque abbastanza importanti, e che gli hanno visto fare dei match comunque rilevanti per la sua carriera, ma anche per la compagnia per la quale si è esibito. Infatti ha preso parte all'edizione 2022 del Super Strong Style, segnando comunque un traguardo importante per il suo percorso, soprattutto nel wrestling europeo. Quindi comunque un Rijui che sta lavorando su più fronti in Europa, così come anche in Giappone, e era prevista anche una sua apparizione in WXW, dove avrebbe dovuto fare un match intergender che purtroppo è saltato, e a quanto comunicato dalla WXW tutto è stato per motivi personali di Rijui. Non sappiamo quindi esattamente per che motivo, ma comunque sia c'è una grande volontà dell'atleta del Regno Unito di migliorare, comunque di farsi conoscere il più possibile in più ambienti, per arrivare un giorno a essere considerato come uno dei più tecnici al mondo. Quando l'abbiamo visto in Italia in uno show della Rising Sun, ha affrontato Robbie X e ha già mostrato comunque delle caratteristiche molto interessanti, tirava delle teghe allucinanti. Io e Dario eravamo sostanzialmente nelle ultime file, diciamo un po' sugli spalti del palazzetto, e comunque sentivamo la potenza dei colpi come se fossimo praticamente a bordo ring. Quindi comunque un Rijui che in passato ha già dimostrato di saper colpire forte ovunque è andato, ma adesso vuole affinare ulteriormente le sue capacità per entrare nell'albo d'oro di coloro che sono considerati i più tecnici al mondo. Ce la farà? Lo scopriremo solamente con il tempo. Ovviamente io intanto vi invito a osservare la carriera di Chris Rijui, lo potete guardare soprattutto in Progress, quindi lo potete vedere sul WWE Network oppure sul Demand on Progress, ma comunque sia, come ogni appuntamento, io vi ricordo di guardare quanto più wrestling possibile, perché fa assolutamente bene. Alla prossima!